Buongiorno a tutti, siamo qui con Valentina Barone che è account manager di Procter & Gamble. Grazie. Allora, partiamo subito con la prima domanda. Si sente di spiegare in breve il case study che quest'anno Procter & Gamble ha scelto per il business game e come mai la scelta di Gillette? Allora, quest'anno portiamo ai ragazzi e agli studenti un caso reale, quindi una sfida che davvero tutti i manager Procter & Gamble nel mondo stanno vivendo, quindi come decidere una strategia e-commerce online per il brand Gillette, perché come penso immaginate, sappiate, in America appunto abbiamo avuto una forte batosta da un competitor che ha vinto principalmente online, quindi un caso che penso appassionerà anche molto gli studenti perché è un caso molto attuale e in cui i giovani sono molto preparati, molto più di noi. Seconda domanda, consigli per gli studenti che affronteranno l'application online? Allora, prima di tutto l'application online Procter & Gamble è vincolante, quindi vi consiglio di farlo in un ambiente silenzioso, con grande concentrazione e una buona connessione a internet. La prima fase di selezione riguarda l'application e postare il curriculum, quindi deve essere il curriculum aggiornato e ci sarà un test logico-matematico e un test psicoattitudinale. Ci sono sul sito delle informazioni per prepararsi al meglio a questa fase e quindi molta attenzione, molta concentrazione, perché entrambi i test sono vincolanti, se non si passa non si riesce a accedere alla fase successiva. Terza e ultima domanda, lei ci ha raccontato che l'azienda adotta un sistema di promozione dall'interno, puntando soprattutto alla crescita del personale che lavora all'interno dell'azienda. Se si sente di raccontarci il suo percorso all'interno dell'azienda. Assolutamente sì. Allora, io ho iniziato, mi sono laureata qui a Parma al corso di trade marketing come voi e in una giornata tipo questa ho conosciuto l'azienda e ho fatto appunto l'application online e ho iniziato con uno stage in sede a Roma di 4 mesi e poi sono stata mandata come venditrice perché io sono del reparto sales, quindi ho seguito i punti vendita nella zona dell'Emilia Romagna e vivevo a Bologna. Dopo questa bellissima esperienza molto formativa sono andata in sede da Roma, dove mi sono occupata del brand Duracell, quindi ero responsabile trade marketing a livello italiano per tutto il brand Duracell per 2 anni. Successivamente mi sono occupata di Conad per altri 2 anni. Poi, dopo un periodo di maternità, al mio rientro mi è stato dato un bellissimo incarico su Coop Alleanza 3.0 che attualmente seguo e mi permette anche di stare a vivere a Ravenna, dove c'è la mia famiglia. Grazie mille. Grazie.